Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show. Siamo tornati con Spider-Man Miles Morales. E vi chiederete: Mike, ma perché ci sei? Perché vi devo mostrare tutto quello che abbiamo sbloccato nell'ultima live, ragazzi. Lo so che voi non vedete l'ora di continuare questa avventura, perché ci eravamo lasciati con Finn, che ci aveva promesso di incontrarci dopo tutto quello che è successo, visto che ha scoperto che siamo Spider-Man. Ma soprattutto Prowler, nostro zio, ha saputo di questo incontro e l'ha comunicato a qualcuno. Gli ha detto: Tinkerer è tua, ma lascia stare il ragazzo. Quindi insomma ragazzi, c'è molta carne al fuoco, ma io ne ho di più. Tra un po' vi lascio e vi devo mostrare tutto quello che abbiamo trovato, perché abbiamo trovato tutto. E inoltre, prima di iniziare la puntata, vi devo aggiungere un piccolo filmato, perché ieri, facendo le missioni di Prowler, siamo andati nel suo covo e abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti. Ma come potete vedere ragazzi, la prima cosa che vi salterà all'occhio è questa nuova tuta. Le abbiamo prese tutte, quindi vado a mostrarvelo. Ho fatto tutte le attività secondarie, mancherebbero solo un paio di secondarie che penso che si attiveranno dopo le prossime missioni. Io non so quanto manca, però vi farò sapere le ultime quando le faremo in live. Ma guardate questa ragazzi. Allora, partiamo con questo costume, l'orgoglio di Harlem. L'ho sbloccato facendo tutte le quest sull'app e come potete vedere ragazzi è lo stesso costume classico, però giallo e ha questo tema un po' geometrico. Oh, è veramente figo, quindi io al momento utilizzerei questo. Le ho prese tutte le altre ragazzi, ho sbloccato tutte le altre. Guardate questo ragazzi, questo è clamoroso, costume materia programmabile. Guardate che roba, io non so come risulterà su YouTube, perché sapete che problemi sta avendo e tutto, ma è un qualcosa di incredibile in game. Cioè, è bellissimo, guardate, con gli effetti di luce. E non l'ho ancora provato di notte, quindi... Cioè, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma che spettacolo è? E l'ho preso sgominando tutti i covi, sia dell'Underground che della Roxxon. Veramente bello, ragazzi, veramente bello. E poi c'è questo qui che vi farà impazzire. Dominio Viola. Guardatelo, è il costume di Spider-Man versione Prowler. È questo che ho preso campionando tutti gli audio di zio Aaron, e ogni volta che ne prendevo uno c'era zio Aaron che ci dava qualche informazione più su che cosa è successo nel passato tra lui e suo fratello, quindi il papà di Miles. Tanto vi faccio vedere come risulta in game. È veramente bello pure questo. Sì, vabbè, fatti in balletto Miles. Però vi lascio al filmato del covo di Prowler e poi ci vediamo. Siamo nel covo segreto di Prowler e vedete, qui c'è un banco da lavoro. A quanto pare è lo stesso Prowler che si modifica le sue attrezzature, cosa che non è proprio vera se andiamo a vedere il fumetto, perché in realtà nel fumetto è Tinkerer che gli ha costruito tutte le attrezzature, gli ha permesso di avere insomma tutte le tecnologie. Tra l'altro tecnologie un po' rubacchiate qua e là, no? Un po' all'avvoltoio, un po' a Shocker. Invece qua è diverso. Beh, abbiamo preso tutti gli audio di nostro zio e ci ha raccontato un po' la storia sua, di nostro padre. Era un po' strappalacrime anche, però noi eravamo in live a palla all'aria. Glielo portò mamma dal mercato delle pulci. Era uno scherzo per... non ricordo. Vabbè, non lo sai. E che scherzo era, scusa? Oh, guardate però, Roxxon. E questo è stato ingaggiato dalla Roxxon 100%. Aveva sotto controllo l'intera città. Avrei impiegato anni a costruire questa rete. Quelli non sono gli sgherri di Martin Lee, di Mr. Negative, il respiro del diavolo. Ah, mangiava cibo sport e non butta veniva niente. Sempre a cena da noi. Ci credo. Immagino che non abbia mai imparato a cucinare. Ho qualcosa per te, dovrebbe tenerti al sicuro. Ascolta i suoni della città. Sfrutta i suoni. Quante sorprese. Visto il costume, ragazzo. Mi hai chiesto perché io e tuo padre abbiamo smesso di parlarci. Lui stava indagando su Prowler e arrivò ad alcuni miei clienti, persone come Simon Krieger e Wilson Fisk. Ma non poteva sfidarli. Sarebbe stato un rischio anche per te e Rio. Quindi gli dissi la verità. E lui decise di rinunciare a inseguirmi. Per sempre. Mi escluse dalla sua vita e dalla tua. Spero che quel costume ti aiuti a essere migliore. Abbi cura di te, Spider-Man. Grazie, zio Aaron.
di tutto. È stata una scelta per proteggere la famiglia, per proteggere il buon Miles. Oh, ma sto costume quanto è figo però. Ok ragazzi, siamo tornati da soli, in vecchio stile, pronti per affrontare la missione. Finn ci sta aspettando lì alla chiesa e ho paura che non saremo soli. Hai scelto un bel modo per dirmi che sei Spider-Man. E se ti avessi ucciso? Vuoi farmi sentire in colpa perché tu volevi uccidermi? Io voglio che la smetti di mentirmi! Ti ho preso nell'underground perché pensavo mi capissi. E ti capisco. Ciò che è successo a Rick, Krieger la pagherà. Ma non così. Questo è l'unico modo che ho per sconfiggerlo. Per una volta non intervenire. Ti prego. Non posso. L'ho promesso. Anche io. Perché è proprio qui? Ci portò papà. Al concerto. 7 cori di 7 paesi. Ricordi? A me piaceva il Ghana. Il Ghana non c'era, ti confondi con la Guinea. No, no, sono certo fosse il Ghana. Guinea, Belize, Polonia, Cuba. Corea del Sud, Thailandia, Venezuela, hai ragione. Come sempre. Quasi sempre. Cosa? Cosa, Rhino? No, raga, questo è Rhino versione Roxxon. Avete visto, gli ha assorbito. Sì, ci ha assorbito il potere. Sì, è la Roxxon. No, lavorava per la Roxxon, non lo sapevo. Prowler maledetto. Devo dire che sono un po' deluso. Krieger. Sai, la signorina Mason. Sapevo che sarebbe stato un problema. Ma tu? Speravo che saremmo andati d'accordo. Dove siamo? Sei dietro le quinte. Questa è la nostra struttura più sicura. Qui si è compiuto il miracolo. Sei proprio un bastardo, lo sai. Vedi, quando io e Rick progettavamo il Nuform... Hai solo messo il tuo nome sul brevetto. Lui diceva sempre che il tuo unico talento è quello di vendere le idee degli altri. Beh, io almeno respiro ancora, tesoro! Ma non divaghiamo, ok? Per cominciare... Vediamo. Wow! È assurdo. È una difesa involontaria? Accidenti, che bomba. Senti, io ti toglierò quella maschera. Devo scoprire qual è il tuo segreto. Perché questa... A me sembra ingegneria biologica di alto livello e sai cosa significa, ragazzo? Significa soldi. Ok, vado in palestra. Oggi tocca alle gambe. Scoprite dove ha nascosto il Nuform, ok? Senza non posso aprire il blaser. Oh, e usate lui. Abbiamo un conto in sospeso dal ponte. Oggi niente telecamere. No, ma che succede? Oddio, pensavo che era morto e... Ma no. Scusate ragazzi, veramente. Scusate veramente tanto. Ma che succede qui?
Ultra scarica Venom. Cioè? Oh! Un nuovo potere. Wow. Tutto bene. Potevano ucciderti. Accidenti. Sono un osso duro. Dobbiamo uscire da qui. La Roxxon non ha mai consegnato Rhino alla polizia. Pazzesco. Ormai non mi stupisce niente della Roxxon. Stai bene? Sì, voglio solo uscire di qui. Io disattivo le telecamere. Puoi controllare il computer? Ma guarda, pure non serve che le disattivi, sono abbastanza inutili. Ecco perché, ragazzi, infatti quando ho visto Rhino non pensavo che non l'avessero consegnato alla polizia. Ho pensato, vabbè, è riscappato di nuovo, perché tanto la polizia in questo gioco sapete come funziona. E invece no, non gliel'hanno proprio consegnato. Ma la cosa che mi interessa di più è che zio Aaron era con la Roxxon che stava in combutta. Infatti ce l'aveva detto dall'inizio, no? Io le conosco quelle persone, stai alla larga. Ha venduto Tinker e Arfin con la promessa di non toccarci, invece ci hanno toccato. E adesso? Avrei un sacco di cose da dirvi. Perché io in queste strutture ci sono stato. Per fare quelle secondarie. In questo ufficio. Ma dobbiamo riattivare i sistemi della base e dalla sala di controllo. Prima dobbiamo scappare dall'ala di sicurezza. Prova a scendere e vediamo cosa ci aspetta. Mi pare un po' troppo strano che non ci sia nessuno. Aha. Porta chiusa. Il Venom ha funzionato nella cella. Dovrebbe aprire anche la porta. Ciao. Hello. Abbiamo trovato il quadro comandi. Ragazzi, con la nostra elettricità, col nostro potere, riusciamo a fare un sacco di cose fighissime, eh? È aperta. Comincia a scendere. Sopra di te. Vai, io ti aiuto, ti apro tutte le porte. Immaginate Peter Parker in queste situazioni, ragazzi, sarebbe stato fregato. La porta di sicurezza è l'unica uscita, ma devo disattivare l'allarme attraverso il sistema. Ok, io penso alle guardie. Le telecamere dell'ala sud sono spente. Probabilmente le ha spente Rhino. Voleva interrogare i prigionieri. Scommetto che l'altro farebbe cantare anche Spider-Man. Sì, eh? Aiutiamoli, ragazzi. Ci ha preso. Sogni d'oro. Ce ne sono altri due. Come aspetta, aspetta, voglio sentirli. È stato Rhino? No, Rhino è solo un'arma. Abbiamo ricevuto una soffiata da un agente esterno. Sentite? Non abbassate la guardia. Ormai, ragazzi, con le eliminazioni dal soffitto siamo dei campioni. Tranquillo, perde subito le staffe. Ha notato. Ha cambiato ben 3 assistenti in meno di un mese. Sì, sì, sì. Controllo il perimetro. Io intanto, ragazzi, li voglio far fuori tutti quanti, sicuro. Sporgenza da muro, vai, prendilo. Mi stanno dannando per inaugurarlo la partita. Allora, ragazzi, vi ricordo una cosa. Il Nuform, l'unica risorsa rimasta è quella che ha Tinkerer, quella che ha nascosto lì al teatro e con cui vuol far saltare il plaza, perché siamo stati noi al ponte a far saltare tutte le altre cariche, no? L'unica rimasta ce l'ha appunto Tinkerer. È importantissimo per Krieger riprendersela, no? Apri una via. Abbiamo l'ordine di fermare il ragno. Vabbè, ragazzi, allora fermiamo il ragno. Piantala subito! Facciamo lo scoppio! Ma che è sta roba, ragazzi? Ma che figata è? Ma non ho capito, dovevano triggerarci per forza, perché io ho fatto tutto in stealth, mannaggia. Vabbè, vabbè, non fa niente, ragazzi. Non fa proprio niente, siamo fortissimi. E guardate, ragazzi, adesso ho 3 slot. Che palle, ad avercelo. Insomma, ho fatto tutte le secondarie senza, quindi, insomma, mannaggia, avercelo prima mi sarei divertito pure di più. Ci siamo. Ok, mando in corto i blocchi, ma devi attivare la modalità manuale da lì. Ci sono. Ci sono, non ti preoccupare. Vediamo se scopriamo qualcosa. Sembra una nota vocale di Krieger. Mi piaceva Rick Mason, sul serio, ma se hai il cuore tenero, questo posto non fa per te. Forse dovremmo apporre una targa alla sua memoria. O meglio ancora, dare il suo nome a una panchina.
Sì, infame. Mi sarebbe piaciuto. Simon Krieger, l'uomo dal cuore d'oro. Sì, proprio un, ragazzi, proprio un vile, un vigliaco, un subdolo, uno strisciante verme. E, come vi ho detto, io ho fatto i vari covi, no? E ad ogni covo della Roxxon, poi un file audio tipo questo qui, in cui sentivamo il buon Simon, il buon, insomma, mandare dei messaggi ai componenti della Roxxon, ai dipendenti soprattutto, visto che il vero pericolo del Nuform è che è altamente tossico e fa ammalare. È sì una risorsa che potrebbe dare energia per 500 anni, ma fa morire le persone, le fa ammalare. E gli stessi soldati e componenti del, insomma, del gruppo, avevano paura. C'era Simon che gli diceva: no, ma sai, diceva tutte bugie. Vediamo qua, questo è il costume di Rhino. Un'altra nota su Rhino. Rhino giura di volersi liberare di quell'armatura, ma diciamoci la verità, quella è l'unica cosa che lo rende speciale. Potenziamola. Se lo aiutiamo a schiacciare il ragnetto, magari la smetterà di chiedere di uscirne. Non fa altro che manipolare gli altri. Già. E vi ricordo, ragazzi, che Rhino è bloccato nella sua tuta, eh? Vi ho raccontato nell'altra serie tutto su quel personaggio, tutta la sua storia. Gliel'hanno creata una che respinge e devia i miei poteri, quindi sarà un po' tosta. Immagino, voglio combatterlo. Ci sono delle note sui collaboratori esterni. Ci serve un agente indipendente per sorvegliare Tinkerer e Spider-Man. Tombstone è fuori gioco. Black Cat è tornata più o meno sulla retta via. E quel tizio in viola? Come si chiamava? Ecco, sì, sì, lui sarebbe perfetto. Il tizio in viola? No, non può essere. E invece, ragazzi, è proprio lui. Tra l'altro, guardate come dalle immagini possiamo scorgere il profilo di Black Cat, che abbiamo conosciuto nel DLC. Tombstone lo avevamo fatto come missione secondaria nel primo Spider-Man. E purtroppo l'ultimo è proprio Prowler. È inutile, ragazzi. Tra l'altro c'è scritto recently, vedete, recentemente riattivato. Lealtà incerta. Speriamo bene, ragazzi. Io spero che Prowler venga riabilitato. Come vi ho detto, non vi voglio troppo andare ad anticipare le cose, però a sto punto Ehi, la Roxxon ha rubato la tua roba. A quanto ne so, anche tu. A proposito, grazie mille. Che t'ho anculato la roba. Fatto, sono dentro. C'è una nota audio. Signore, la polizia chiede di Rhino. Cosa dobbiamo dire? Il nostro uomo al Raft sta mettendo in piedi un programma di semilibertà. Ditegli che Rhino farà un lavoro socialmente utile. E l'hanno fatta franca, ma dai. La porta è sbloccata, ma devi forzarla. Contaci. C'era quel messaggio diretto al Raft, non l'ho letto bene, però diceva: ah sì, ci prendiamo pure da noi. Mamma mia. Comunque questo gioco è pieno di easter egg, è pieno di chicchette, vedi che magari non leggendo il messaggio ci perdiamo tanta roba. Ok, sul serio, perché Tinkerer? È un soprannome. Derrick. Quando mi insegnava le basi della meccanica in negozio, mi chiamava Tinkerer la piccola riparatrice. È un bel ricordo. Non conoscevo questa storia. Mi piace. Sì, però ragazzi, voglio anche un po' capire come finirà sta storia di Tinkerer, eh? No, potevo parlargli ancora, forse. Non li libererò finché non avrò il mio Nuform. Lui non dovrebbe essere qui. I tuoi uomini dovevano prendere solo lei. Se non ti piace, questo l'ho capito. Ma Spider-Man mi permette di ricattare la signorina Mason. Del resto, li hai presi tu. Cioè, voi. Mi spiego, tu li hai catturati, ma questo grazie alla tua soffiata. Quindi c'è chiaramente qualcosa che non torna. Hai accettato di lasciar stare il ragazzo? Zio Aaron. Il ragazzo. Scusa, ma mi piace come lo dici. È così paterno. Libera Spider-Man e ti darò il Nuform. Informazioni sull'Underground. Quello che vuoi. Visto? Ricatto. Funziona sempre. Vai, Spider-Man! Ti piacciono i ricatti? So parecchie cose. Quanto è nocivo il Nuform?
ciò che hai fatto a Rick Mason. Se ti denuncio. Sì, ma non lo farai. Senti qua, tu sei un ricercato. Con i crimini commessi assieme, finiresti nella cella a fianco alla mia. E sappiamo entrambi che tieni troppo a te stesso per farlo. E quindi ora faremo visita alla signorina Mason e a Spider-Man. Ma è un tipo di festa a cui si partecipa solo su invito. Già. Addio. Ma sappiamo entrambi che usciremmo dopo 2 minuti da quella cella. Zio Aaron. No. Zio Aaron. Aspetta, conosci quel tipo? È colpa sua se ci hanno catturati. No, io... Sapevo sì. Che lavorava con la Roxxon, ma non credevo che... mi avrebbe tradito. Non ci credo. Mi hai attirato in una trappola. Perché continuo ad ascoltarti? No, Finn, deve esserci una spiegazione. Non credevo sarebbe andata così. Lascia perdere. Non possiamo fermarci. Riesci ad aprirla? Sì, certo. Sì che ci riesco. Però Finn, cioè, credici. Noi non sappiamo niente. Però pure Miles è veramente un babbo, ragazzi, su. Si capiva che la situazione era losca. Stanno isolando le uscite. L'unica speranza è la sala di controllo. Dobbiamo passare le porte blindate. Qui c'è un pannello di controllo, ma serve energia. Vedo cosa riesco a fare. Aspettate, forse si deve combattere? Fatto! Ecco la corrente. Accedo. Le saracinesche sono fuori portata, ma posso muovere macchinari, come quella gru. Potrebbe essere utile. Do un'occhiata. Qui costruiscono motori per gli APC. Muovi la gru in posizione. Ehi, ora la gru è sopra al motore. Il motore. Ok, ho un'idea. Puoi riportarla sulla linea di montaggio? Sì, forse ho capito cosa hai in mente. Io non ho capito che hai in mente, ma... Puoi riportarla indietro? Ok, questo laser dovrebbe attivare il motore. Oh, ecco, il laser è in corto. Posso deviare la corrente? Il laser è andato in corto, ma funziona ancora. Serve solo energia. Che ci vuole? Allora, da qui... Ah, no, parte da lì. Chiaro. Chiaro, papi. Vabbè, cose piuttosto easy, ma... È tutto pronto. Usa il laser. Laser in arrivo. Perfetto. Se sovraccarico il motore, diventerà esplosivo. E un'esplosione è quel che ci serve per distruggere le porte. Stai giù! Andiamo. Madonna. Manca poco. Che benessere. E non si combatte? Strano. Usciremo da lì. Dammi il tempo di aprirla. Hanno capito il nostro piano. Per forza. C'è solo un'uscita. Ok, io penso alle guardie. Tu apri la porta. Senti, avevi mai pensato di chiamarmi per dirmi che sei Spider-Man? Sai... Dopo la morte dei miei genitori, Rick ha dovuto prendere il posto di mio padre. Pensavo mi sarebbe mancato avere un fratello, ma c'eri tu. Finn, io... Aprite la porta! Non credo reggerà! Vai! Ce la farò, tu vai! Quei tizi con le luci sui caschi hanno un visore termico. Possono localizzarti anche quando sei invisibile. Ah. Mi chiedo quante risorse stiano investendo solamente per combatterci. Milioni di dollari esentasse, credo. Tu ripulisci il piano, io bypasso la sicurezza e ci apro una via d'uscita. Ho ancora accesso ai macchinari se vuoi spostare qualcosa. No, no. Ma io in realtà, ragazzi, vorrei combatterli fatto bene, cioè... È sicuro? A posto, me lo porto su. E anche se sono invisibile è sì, super utile. Le ragnatele stanno bloccando la porta, ma la base è in allerta, quindi attento. È in allerta? In allerta. Ah no, ecco, ce n'è un altro. C'è un solo modo per uscire dalla base. Devono passare da qui. Non lo so, Pinker è furba. Rhino ha detto...
Scusa. Sono così dolci quando dormono. Sì, sì, è utilissima, ragazzi. Anche se magari, forse nella storia qui la sto usando veramente poco, la nostra abilità furtiva. Però vi posso assicurare che è super super utile, soprattutto quando si fanno questi covi delle bande. E a proposito di bande dell'underground, visto che abbiamo Tinkerer, io voglio capire anche un po' lei che fine farà, perché comunque, ragazzi, non possiamo ignorare che è una super criminale ormai, eh. Cioè, lei è a capo dell'underground, che vi racconto un po' la storia che ho carpito dai vari covi. In pratica l'underground era una banda dei manigoldi proprio puzzoni. Quando c'era Martin Lee, no, Mr. Negative, vi ricordate, con i suoi demoni, e Fisk, insomma, tutti gli altri erano proprio i pesci più piccoli dello stagno. Dopo che Spider-Man è riuscito a sgominarli nel primo gioco, diciamo, si sono fatti avanti, grazie anche all'arrivo di Finn, con nuove armi e, insomma, un'organizzazione migliore. E praticamente, ragazzi, hanno cominciato a prendere la base di Fisk, quindi a prendere i suoi soldi e a cominciare a utilizzare, a reinvestirli, no? Perché erano nuove armi, nuovi traffici. Hanno preso di mira, pensate, i demoni di Martin Lee. Ascolta, e li hanno sconfitti. So che non ti fidi. No, infatti. Come posso farti cambiare idea? Smetti di macchinare alle mie spalle. E credimi quando ti dico che ho pensato a tutto. Nessuno si farà male a Plaza. Nessuno tranne la Roxxon. E loro se lo meritano. Solo promettimi che ne parlerai con me, ok? Ti ascolterò. Dico sul serio. Ormai ho deciso, Miles. Devi solo iniziare ad accettarlo. Ora dovrò fermarti. Anche tu devi fartene una ragione. Eh già, ragazzi, arriverà un momento in cui questi due si dovranno scontrare. Oddio, quello me lo mette sotto. Ma non lo mette sotto il camion? Oh lol, è sparito! Ah no, sta sotto forse. E per questo vi dico, no? Adesso io vorrei capire anche come va a finire la questione di... della nostra amica Finn, perché... Ti aspetto nella sala espositiva, oltre la catena di montaggio. Ci vediamo lì. Settore libero. Un attimo, ho un segnale! Sì, loro mi possono vedere, raga, però io voglio pure combattere a sto punto. Sì. Sanno che sei qui. Chiamano rinforzi. No. Ok, comincia la festa. Ho fatto tutto bene, quindi. Ah, ne uso tutte e tre, ragazzi. Questa mossa, tutte e tre me le fa usare. Quanto è bella sta tuta, ragazzi, con questi effetti. Ci sei? Ok. Sembra che abbiano chiuso le porte. Troverò un altro modo. E se rivelassimo tutto sulla morte di Rick? Hai qualche prova? Perché nessuno crederebbe alla parola di due giustizieri mascherati. Deve esserci un modo. Non lo so, Spidey. Spesso vi ho raccontato che nelle storie di Peter Parker, quando vince Spider-Man, spesso e volentieri è Peter a perdere. E credo che Miles non sia molto differente. In realtà, nelle storie di Miles Morales, lui cresce sempre. Quella deve essere l'uscita. Ogni storia. Ehi. Ecco a te. Grazie. So dove siamo. È il laboratorio di Krieger. Ha un laboratorio? Solo di facciata, ma sì. Rick mi mostrò una foto. Un laboratorio. Aspetta! Qui ci sono i dati del progetto Nuform. Esami di tossicità, i test di sicurezza falliti, e il nome di Krieger è dappertutto. Questo distruggerebbe la Roxxon. No! Ti piace il mio nuovo colore? È immune alle tue punturine. Punturine? Dai, amico. Ah, facciamola finita! Ah! Bella. Oh oh. Oh oh. Ragazzi, forse stavolta non ce la caveremo davvero, eh. Pensa alle guardie. Facciamo un giro. Sì. Dobbiamo rompere l'armatura. Tu sei un avversario valoroso. Ti darò una morte eroica. No, no, non me la dare, non me la dare. È la sua versione malata di un complimento. Devo rompere l'armatura. Sì, anche perché, ragazzi, rialzati, ti metterò di ce l'avevamo fatta.
Solo grazie al nostro potere, se non possiamo utilizzarlo. Una sola volta. Sì, potrebbe essere un po' difficile la situation qua. Oh, ma che fai? Che ragazzi, che figata! Tienilo giù! Dai, sei quasi nudo, bello. No. Lancia un carro! Ma che Forse se caricassi i motori. Devo caricare il motore? Avanzo! Ehi, prendi! A quanto sembra la Roxxon non ha progettato l'armatura a prova di motori esplosivi. Ah sì, arrivo, aspetta. Devi metterlo fuori gioco. Per sempre. Non ho intenzione di ucciderlo. Non è così che funziona. Sì, ma tu pulisci. Ed pulisci. È per questo motivo che perderai. No, si dice. Porco giubba di Numidia. Pronti? Ragazzi, mamma mia, un sasso gigante. L'armatura è tutta ammaccata, Rhino. Arrivo, Rhino. Levati che mi impalli l'inquadratura. Di dosso! Ci siamo quasi rotto, è quasi rotto. L'armatura è danneggiata. Questi non sono altro che grappie. Allora perché sembri così stanco? La sua armatura cede. Dazza, ragazzi, eravamo una bella coppia. Vedi quei uomini? Quelle armi? La sì. Roxxon non può essere fermata. Ti garantisco che la fermerò. Per sempre! Finn, resta concentrato. Ci siamo quasi. La corazza è disattivata. A te. Pronto. A noi due, Rhino. Una scossetta, bestione. Tu non mi piaci. E vabbè. Così, lo stiamo distruggendo. Piaccia a mamma, però. Ogni scarrafone è bella mamma soia. È feroce. Non c'è dubbio. No. Mi ha dato il colpo di grazia. Sonno. Sembra ubriaco. Colpiscilo. È facile per te. Domina loro per caricarmi. Oh, ma che cazzo era? Ah, ecco che era. Sto infame. Col bazooka. Ma no. Oddio. Aspetta. Fermo, ci penso tu io. Tu controlla che non faccia niente. Io torno subito. Dobbiamo andare da zio. Ah no, ci dobbiamo prendere prima tutto. Certo. I dati di Krieger affonderanno la Roxxon legalmente. Senza far esplodere tutto come vorrebbe Krieger lei. Krieger mi ha raccontato come è morto tuo fratello. Molto divertente. Fitto. E mi ha detto anche che è stata colpa tua. Krieger ha modificato il reattore. Lo ha sovraccaricato per rispettare le scadenze. Se Finn realizzasse il suo piano. Oh mio Dio. Harlem. Tu lo hai guardato mentre moriva. Del tutto impotente. No! Va all'inferno. No, i miei piani sono rimasti dentro. Babba. Finn, cosa pensavi di... Hai demolito un ponte! Distrutto la mia base! Mi hai fatto la fine! Finn! Il reattore, Finn! Avvicinati ancora! E ti ammazzo! Ma...
Siamo una famiglia. La mia famiglia è morta. Genki, aiuto! Ma magari il Genki ha visto tutto, no? Potrebbe aver registrato... Penso di no. Ci ha gonfiato, vado a prenderti un asciugamano e degli antibiotici. Ok. Miles, dove sei? Però che passò? Cos'è quello? Devo dirti una cosa. E anche mamma. Finn ha attaccato il plaza. Sì. Quindi sei stato tu a darle la caccia per la città? Come Spider-Man. Potevi morire. Non lo puedo creer. Perché non mi hai mai detto nulla di tutto questo? Abbiamo parlato spesso di tutti i rischi da evitare. Ma questo... Non volevo ti preoccupassi. L'altro Spider-Man non c'è e io faccio solo disastri su disastri. E ora ho deluso anche te. Miles... Non c'è niente che tu possa dire o fare che mi impedirà di volerti bene. Nada. Tu mi trasmetti forza, Miles. Essere un eroe significa questo. Trovare coraggio per le persone che ami. E non mollare mai. Gloria penserà al Fist e Theo ci aiuterà nel porta a porta. Ok, perfetto. Iniziamo subito l'evacuazione. Ci vediamo fuori. Diventi sempre più simile a tuo padre. E sii prudente. Lo sarò. Bel momento. Lacrime virili. Ehi! Scrivo agli abitanti di Harlem di fuggire prima di andare casa per casa. Ok, bene. E devo dirti una cosa. Grazie per esserci sempre. Ehi, mi dai una mano prima di andare? Contaci. Vorrei incrociare le attività dell'underground con gli edifici dove può esserci il Nuform, magari violando le torri Oscorp o... Ci sono. Devo solo restringere un po' il campo. Niente male. Grazie, Coso. Devo sgranchirmi le gambe e poi uscire. Oh sì, ragazzi, oh sì, ma prima andiamo a scoprire qualche segretuccio. Ha scritto tua mamma, sta allertando il palazzo, poi vuole scendere in strada per evacuare le persone più vicine al plaza. Vuoi aiutarmi? Sicuro, ma prima devo indagare sul Nuform di Finn. Secondo te cosa dovrei dire a Finn? Non lo so, prima penso a recuperare il Nuform e poi cerca di farla ragionare. Sì, forse questa volta andrà meglio. Avrai abbastanza tempo per evacuare i cittadini. Dipende da quanto impiegherà Finn a finire il suo esplosivo al Nuform. Hai ragione, devo sbrigarmi. Sì, le intenzioni sono buone, perché Finn vorrebbe far scaltare solo il plaza. Harlem, quindi, diciamo... se la passa male. Ma non posso pensare di perdere questa casa. Ora sembra decisamente camera di mamma. Ah, certo, perché tu non... il problema è la casa. Cioè, lei vorrebbe far saltare solo il covo della Roxanne, no? La sede, per vendicarsi di suo fratello, però... Abbiamo capito che Simon Krieger ha modificato il reattore, quindi questo comporterebbe un'esplosione molto più grande. In famiglia sono tutti forti. Devo dimostrarmi all'altezza. Devo trovare tempo per la musica quando sarà tutto finito. Basta che quello finito non saremo noi. Un po' di tempo mentre Genki rintraccia Finn. Controlliamo l'app. Qualcuno potrebbe avere bisogno. Beh, qualcuno non lo so, ragazzi, visto che ho fatto tutto quello che si poteva fare. Sono in attesa che
che il gioco mi sblocchi le ultime missioni secondarie, che faremo in live. A sto punto, ragazzi, sono indeciso se farle una volta finito il gioco e quindi come completamento. Andiamo, Finn. Sono Finn. Lasciate un messaggio, lo ascolterò prima o poi. Sono Miles. So che in questo momento sono l'ultima persona con cui vuoi parlare, ma devi ascoltarmi. Krieger ha modificato le specifiche del reattore. Si è inserite del Nuform instabile. Il messaggio ha superato i limiti di lunghezza impostati. Riagganciare e... La richiamo più tardi. Mazza, gli vuoi di niente, oh. Perciò ragazzi, non mi resta che darvi appuntamento ai prossimi video. Mi raccomando, lasciate tanti piace, supportatela alla grande. Un saluto a tutti, amici Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!